Buon ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Maruco e oggi continuiamo The Sims 4. Siamo arrivati al quinto episodio, nell'ultimo abbiamo visto i nostri Chiara e Roberto che finalmente si sono sposati. Non sono andato avanti con la storia, infatti loro fra un po' devono andare a lavoro, sono appena tornati dal nostro lunghissimo matrimonio, che è andato molto bene. L'unica cosa che ho fatto, come potete notare, ho fatto tornare Pancrispio a casa sua dalla sua ragazza. E così almeno noi possiamo goderci la nostra vita di coppia da soli. Altra cosa importante, è arrivato l'aggiornamento che ha aggiunto la lavastoviglie. La lavastoviglie perché ne è stata aggiunta solo una. Adesso vi faccio vedere nella modalità compra. La possiamo trovare qua, elettrodomestici da cucina. Eccola qua. Ne è stata aggiunta una, costa 600 simoleon. E però la possiamo trovare in diversi colori. Eccola qua. E direi anche che possiamo permetterci il lusso di comprarla, visto che abbiamo un po' di soldi. Magari la compriamo bianca come il resto degli elettrodomestici. Vediamo un po'. Ah, ok, qua la possiamo posizionare, qua la possiamo posizionare. Ok, direi di metterla qui. E magari dopo la vediamo all'opera. Direi di partire subito con il gameplay, far trascorrere la notte perché vorrei seguire Roberto in questo episodio a lavoro. Intanto, loro due hanno fame. O meglio, sì, tutte e due. Perfetto, allora. Chiara cucina. Cosa possiamo cucinare? Uova strapazzate, formato festa. Ok. Tanto che Chiara cucina, io non capisco perché cucina sempre in questo modo, però anche perché qua ha lo spazio per cucinare. Forse la macchina del caffè ruba un po' di spazio, forse la dovremmo eliminare, non so. Per il momento la lasciamo cucinare così. E Roberto, oltre ad avere fame, dovrebbe divertirsi, quindi guarda un canale comico. Ok. Tanto Chiara cucina. E dovremmo anche ottenere la promozione oggi, in teoria, fra 5 ore, mentre Chiara fra 6 ore. Ho perso la notifica, livello 4 di comicità, perfetto. E Chiara ha raggiunto il livello 3 di cucina. Molto bene. Ecco qua che va a mangiare sul divano. Anche tu prendi una porzione. E poi volevo vedere anche i premi che abbiamo ottenuto dal matrimonio. Quindi andiamo un attimo nel nostro inventario. Ah, ok. Ah, perfetto. Wow, quante cose. Allora, abbiamo ottenuto questo. Lo stesso forno a microonde. Che dite? Lo teniamo di scorta. La stessa macchina del caffè. Molto bene, prima abbiamo ottenuto questo che è una colonna. Direi che possiamo metterla magari qui all'ingresso. Vediamo un po' se ci sta. No? Proviamo così. No? Ma all'ingresso non è proprio. Dove la possiamo mettere? Qua. Sì, qua. Ok, per il momento. Abbiamo ottenuto questo piccolo centro tavola. Possiamo metterlo anche. Ah, ok, possiamo metterlo nel muretto, perfetto. Poi con l'abilità di pittura abbiamo ottenuto questo, raccoglitore di tele, che ora come ora non ci sta nel nostro studio, quindi direi di tenerlo qua, poi magari cercherò io un posto. E poi abbiamo ottenuto questo portacoltelli. Possiamo mettere anche qui per il momento. Ok, perfetto. Beh, abbiamo ottenuto un po' di cose in realtà. Intanto ripulisci e vediamo un po' se utilizza la nostra lavastoviglie. Sì. Perfetto. È già in funzione. Ah, ok, praticamente funziona per ogni piatto che noi mettiamo. Benissimo. Beh, intanto questo lo rimettiamo in frigo, altrimenti va
a male. Anche Roberto ha finito di mangiare, quindi direi di ripulire questo. E vediamo un po' se lo aggiunge. Lo aggiunge? Sì. Perfetto, è già carica. Molto bene. E dovresti farti una doccia, quindi fai la doccia. Mentre Chiara dovrebbe divertirsi, quindi guarda il canale attuale. E andiamo a lavoro fra 3 ore e fra 2 ore con Roberto. Perfetto. No, così possiamo seguirla a lavoro. Roberto inizierà a lavorare fra un'ora, fra circa un'ora. Benissimo. Possiamo anche stare qui. Chiara dovrebbe... 2 ore, forse riusciamo a fare qualche dipinto. Dipinto giocoso. Ok. Vediamo di... appena iniziato. Forse non riusciamo. Ora è ispirata. Vediamo un po' se riusciamo a terminare il nostro quadro. E dovrebbe anche farsi una doccia e dormire, ma per il momento non possiamo soddisfare i suoi bisogni perché dobbiamo partecipare con Roberto. Ed eccoci qui alla stazione di polizia. Ottieni l'assegnazione a un caso. Mettiamo un attimo in pausa, quindi vuol dire che il caso di Silvia, il nostro primo caso, è stato risolto. Vai di pattuglia. Vediamo un po' se nel taccuino abbiamo ancora gli indizi. No, perfetto, è stato risolto. Quindi direi di cominciare un nuovo caso. Cerchiamo un PC libero. Però sono tutti occupati, benissimo. E se io... Tieni l'assegnazione a un caso. Forse si sposta. Speriamo, sì, perfetto. Ok, Roberto ha un nuovo caso da seguire. Usa una mappa criminale per raggiungere la scena del crimine e iniziare l'indagine. Quindi, inizia una mappa del caso. Allenati per un'ora, vai di pattuglia. Inizia una mappa del caso. E poi magari andiamo di pattuglia. Ok. Chiara si trova al lavoro, quindi direi di lavorare sodo. Vai di pattuglia. Eccoci qui, siamo al bar Serpente a Sonagli e come al solito dovremo trovare delle persone che fanno qualcosa che non dovrebbero. Quindi vediamo un po', ho messo in pausa, trascorri 2 ore di pattuglia, emetti un mandato di comparizione nel caso in cui qualcuno faccia qualcosa di male, chiacchiera con i civili. Ok, dobbiamo cercare un civile. Anziana. Qua c'è qualcun altro? No, ovviamente. Siamo soli. La nostra solita fortuna. Vediamo un po'. Qua c'è questo posto dove potremmo trovare qualcuno. A quanto pare no. Ok, allora direi di mandare avanti un po' il tempo e magari qualche sim arriverà. Spero. Qua siamo a Ozzy Spring, come potete vedere. Ambiente desertico, qua si può pescare. Molto bello panorama. Ci sono le macchine, spero verranno introdotte molto presto. Per il momento possiamo solo farci investire. Ma non possiamo utilizzare le macchine. Ecco qua dei sim, lui è già arrabbiato. Benissimo, cominciamo bene. E lei no. Quindi dobbiamo chiacchierare un attimo con i civili, quindi presentazione divertente, presentazione divertente. Ah, ok, 2100 simoleon dei libri. Chiacchiera con altri civili. Presentazione divertente. Ok, perfetto. Emetti un mandato di comparizione. Eccola Silvia! È già uscita dal carcere. Il suo caso non è stato risolto, quindi purtroppo va così. Ok, quindi ora dobbiamo solo aspettare che qualcuno faccia qualcosa di male. Vediamo un po' se troviamo qualcuno da portare con noi nella centrale. Intanto ho visto dei meno.
È sempre da parte. Eccola qua, eccola qua. Eccola. Eh sì. Se lei è una criminale, ogni caso c'è sempre lei. Molto bene. Torna alla stazione di polizia. Dovrebbe andare anche in bagno. Eccoci alla stazione. Abbiamo capito che come Pancrispio, che è il nostro fotografo di fiducia, Silvia è la nostra criminale di fiducia. Intanto messo in pausa perché lui dovrebbe andare assolutamente in bagno per prima cosa. Raggiungi la scena del crimine, discuti le teorie del caso con i colleghi. Discuti le teorie sul caso. Prendi il verbale dalla polizia, da un civile. Da lui? Prendi il verbale della polizia, perfetto. E poi raggiungi la scena del crimine. Quindi direi intanto, lui si deve divertire a sonno. Però dovremmo riuscire a fare tutto. Beh, benissimo, anche un meno. Esplora il database della polizia. Immagino sempre da un PC. Direi stavolta di esplorare il database. Lo giuro, l'altro giorno stavo facendo un giro in città e tutti erano di cattivo umore. Qualcuno ha anche cercato di azzuffarsi con me. Riferisci ai tuoi superiori che ci servono altri agenti per mantenere l'ordine. Benissimo, lo faremo. Intanto, saresti gentile da lasciarmi il posto, sì. Ok, stiamo esplorando il database. Prendi il verbale della polizia da un civile. Io l'ho già preso. Come no? Un civile. Una civile. Civile, prendi il verbale dalla polizia. Poi dovremo discutere le teorie del caso, magari lo facciamo con lui. Saresti proprio tu a prendere nota del mio rapporto? Mai avuto almeno il tempo di togliere le etichette dall'uniforme? Ebbene, c'è un individuo strano che continua a rovistare nel mio bidone dei rifiuti. Secondo me è Pancrispio. Chissà. Allora, abbiamo preso il verbale. Ora dobbiamo discutere con lui le teorie del caso. Scatta una foto segnaletica alla postazione di imputazione. Sarebbe questa. Scatta foto segnaletica. Michela Farina. E poi dovremmo raggiungere anche la nostra scena del crimine. Quanto manca? 2 ore. Ok. Perfetto, facciamo le foto. Molto bene. Esplora il database della polizia di nuovo. Quindi, ah, perfetto, adesso l'hanno lasciato libero. Dobbiamo andare subito ad esplorare il database. Lui sta malissimo e stanco, però al lavoro direi di stare fino a tardi. Parla con il capo. Parla con il capo. E direi di lasciare l'allenamento un'altra volta, sì. E di raggiungere la scena del crimine. Altrimenti lui davvero sta male, quindi. Greco, sei piuttosto intelligente, no? Ci mancherebbe. Scommetto che pensi di essere il ragazzo più intelligente del gruppo. Bene, sono qui per dirti che hai avuto cedimenti vescicali con il doppio della tua materia grigia. Ah, grazie capo. Praticamente ci sto dicendo che siamo degli idioti. Benissimo. Molto bene. Eccoci qua nella scena del crimine. Vediamo un po'. Mettiamo un attimo in pausa. Manca 1:54. Raccogli indizi sulla scena del crimine. E stavolta li vedo gli indizi. Eccoli qua. Oh, a questo mi riferivo l'altra volta. Esatto, ci sono anche delle sagome dei corpi. Ottieni un rapporto da un testimone, scatta foto della scena del crimine. Quindi direi di scattare una foto. Raccogli un campione, scatta una foto, raccogli un campione. E poi anche ottieni un rapporto da un testimone. No, ferma. Ah no, ma non è un testimone. Eccola qua. Testimone. Perfetto. Stavolta siamo più fortunati. Anche se il tempo sta per scadere, però. Da un testimone. Scatta delle foto. Qua l'abbiamo già fatto. Cerca indizi, no. Scatta delle foto.
Il giorno lavorativo di Roberto sta per terminare, vediamo un po', lei può essere una testimone, sì, quindi rapporta un testimone, ce la facciamo? Sì, perfetto, e poi torna alla stazione di polizia. Ok. Eccoci di nuovo alla stazione di polizia, Roberto sta per crollare, analizza le prove, 28 minuti, parla con il capo. Fa un riferimento crociato, direi di fare questo. Incrociato, riferimento incrociato. Ok, visto che non l'abbiamo ancora fatto. E poi forse per oggi dobbiamo fermarci così. No, non ce l'abbiamo fatta. Però abbiamo guadagnato 552 simoleon. Roberto è stato promosso a caporale. Guadagnerà 10 simoleon in più all'ora per un totale di 38 all'ora. Anche ricevuto il seguente bonus: porta asciugamani, scaffale, due scaffali, acciaio ferro, panca da muro, specchio, il giaciglio solitario, l'impenetrabile, 224 simoleon, recluso, porta di contenimento, dispensatrice di giustizia. Insomma, ha ottenuto un bel po' di roba. Il suo prossimo turno è giovedì alle 9. Denaro guadagnato 328 simoleon. Ed eccoci di nuovo a casa dopo una lunga giornata di lavoro, che direi che è stata più soddisfacente della prima. Quindi lui ha bisogno assolutamente di dormire, mentre Chiara sta bene e direi di riprendere il dipinto giocoso. Il rapporto di testimone è stato aggiunto al tuo inventario. Maria ha fornito il resoconto di quel che ha visto. Promossa caporale, ok, la notifica. Adesso vorrei vedere però, no, però selezioniamo Roberto, se nel taccuino abbiamo qualcosa. No. Non so se poi possiamo interagire anche da casa e portarci il lavoro a casa e magari continuare l'indagine per conto nostro. Non lo so. Intanto Roberto vai a dormire, stanchissimo. No, svegliati. E vai a dormire. Chiara è ispirata e sta continuando il suo dipinto. Abbiamo 4600 simoleon al momento. Ok, vediamo un po'. Vale 718 simoleon, niente male. Lo mettiamo, direi, nell'inventario. Perché possiamo comunque attivare l'aura e ci serve per aiutarci ad essere giocosi quando serve, quindi lo possiamo lasciare qui. Intanto qua ci sono altri ritratti e anche una foto del matrimonio che poi venderemo. Tanto lei ha fatto al 75%, però direi che se facciamo questo dipinto la prossima volta che andiamo a lavoro saremo sicuramente promossi. Lei va a lavoro fra 2 giorni, mentre Roberto fra 12 ore. Ok, questo vale 741. No, lo mettiamo sempre nell'inventario. E direi di approfittarci. Magari ne facciamo fare un altro per il momento. Poi direi di magari cucinare qualcos'altro in modo che abbiamo qualcosa da mangiare in frigo per quando abbiamo fame. E sviluppiamo anche l'abilità di cucina. E poi direi che se adesso lei sta bene, no, non sta per niente bene. Allora facciamo così. Ok, lei dovrebbe cucinare, cucina. È fiduciosa. Ok, perfetto, questo lo puoi riporre in bagno, in frigorifero. Mentre puoi andare in bagno, devo dire questo, e poi direi di andare a dormire. Perfetto. Intanto Roberto ha dormito ma ha fame, quindi direi di aprire, prendere una porzione. E poi forse ha bisogno di divertirsi e anche di andare in bagno. Quante cose. Canale comico. Ok, almeno fai due cose contemporaneamente. E poi direi anche di andare in bagno appena finisci di mangiare. Tanto il divertimento sta salendo, quindi possiamo fare USA. Chiara ha fame. Perché lasciano sempre i piatti sul muretto? Vabbè. Apri. Ok,
Prendi una porzione, sì. Anche perché anche lei può smettere di dormire. Quindi lei va a lavoro fra 2 giorni, perfetto, lui fra 2 ore, fra circa un'ora. Ok, perfetto. Direi di partecipare. Eccoci qui, un nuovo giorno di lavoro. Intanto mettiamo subito in pausa. Perfetto, no. Ok. Vediamo un po' intanto. Perfetto, lui sta bene. Speriamo vada bene. Quindi direi di cominciare subito con i compiti che ci hanno assegnato. Quindi fai un riferimento incrociato nel database della polizia, stavolta con le foto. Poi analizza le prove. Direi che possiamo fare. Così, campione di prova, prendi le impronte digitali ai criminali, quindi impronte digitali, sempre di Michela. Ok, velocizziamo il tutto. Meno male, ci lasciano sempre il posto. Perfetto, intanto uno è fatto. Sta analizzando le prove, eccolo qui. Aggiungi indizi. Ok, il rapporto d'autore. Acquisita l'abilità di logica. Analisi fallita. L'analisi degli indizi non ha fornito alcuna informazione utile. Analizza le prove. Campione di prova. Ci riproviamo. Fa un riferimento crociato nel database della polizia. E direi stavolta di fare di nuovo il rapporto del testimone. E poi qua di aggiungere le prove. Aggiungi indizi. Ok, queste sono le notifiche. Vediamo un po', forse stavolta siamo più fortunati. Magari non abbiamo troppa esperienza, quindi successo nell'analisi. Ecco qua, ora sì. Perfetto. Facciamo un altro controllo incrociato. Scatta foto segnaletiche, quindi direi di andare di nuovo qui. Continuiamo con Michela. Indizio scoperto. Perfetto. Ho scoperto un indizio. Devo aggiungere altri indizi. Ok. Poi devo fare un altro riferimento incrociato. Tanto scattiamo la foto di Michela, farina criminale. Ok, abbiamo. Ok, è una femmina. Avviso a tutte le unità disponibile. No, direi di fare così. Di fare un altro controllo incrociato, un riferimento incrociato con le foto. Poi possiamo analizzare le prove. E poi quanto ci manca? 3 ore. Ok, forse possiamo anche fare un avviso a tutte le unità. Vediamo un po'. Esplora il database. Aggiungi indizi. Vediamo un po' cosa scopriamo. Intanto lui è concentrato e sta sviluppando l'abilità di logica. Quindi direi di comprare con i nostri simoleon anche dei libri di logica e farla sviluppare a casa. Ok, aggiunge gli indizi. Esplora il database. E anche un altro riferimento incrociato. Indossa una blusa. Ah, déjà vu. Secondo me è ancora Silvia perché noi non siamo più tornati a lavoro, quindi lei tranquillamente è tornata a scorrazzare per la città, a fare i suoi crimini. E secondo me si tratta sempre di lei. Resta fino a tardi, parla con il capo. Prendi le impronte digitali, raggiungi la scena del crimine. No, io direi di prendere le impronte digitali. Sempre di Michela, ormai la nostra criminale di fiducia. Hai difficoltà ad affrontare le situazioni difficili, Greco? O mi porti dei risultati o ti cerco un altro lavoro? Ah, benissimo. Aggiungi indizi alla mappa. Fare così.
Direi che a questo punto, tempo rimasto 2 ore, dobbiamo davvero sbrigarci. Perché secondo me... Esatto, non stiamo neanche aumentando il rendimento così, purtroppo. Ok, porta qua Michela farina. Ok, aggiungi indizi alla mappa. Tanto vediamo un po' quanti indizi abbiamo. È un giovane adulto, è una femmina, è uno smanettone, indossa una blusa. Ok, e direi di raggiungere la scena del crimine. Ed eccoci di nuovo alla scena del crimine. Intanto il suo giorno di lavoro sta terminando, quindi direi di mettere in pausa. Raccogli indizi, quindi raccogli un campione di prova. Scatta delle foto. Dove siamo? Vediamo un po'. Ah, ok, ho capito, siamo a Willow Creek. Perfetto. E ottieni un rapporto da un testimone. Dobbiamo cercare un testimone, quindi. Andiamo al piano superiore, c'è qualcuno? No, sono solo i nostri colleghi. Qua non c'è nessuno, magari arriveranno. Anche perché ormai il tempo sta scadendo, quindi. Dobbiamo davvero sbrigarci. Perché si siede? Chiacchiera con Giuseppe. Come chiacchiera con Giuseppe? Scatta una foto e chiacchiera con Giuseppe. Raccogli altri indizi. Campione di prova, un gnomo spiaccicato a terra. Ah, ok, eccola qua. Testimone. Ottieni il rapporto dal testimone. Raccogli altri indizi. Ah, non ce l'abbiamo fatta. 445 è un giorno di vacanza. Ovviamente non siamo stati promossi. Eccoci a casa. Quindi, anche per oggi abbiamo svolto il nostro lavoro. Lui sta malissimo, quindi direi di usare il bagno. Apri e prendi una porzione. E intanto che mangi puoi anche guardare un canale comico. E poi ti facciamo fare una doccia, insomma un po' di tutto. Invece Chiara sta benissimo, molto bene. Lui è a disagio. È andato in bagno. Mangia, una foto di crimine è stata aggiunta al tuo inventario. E direi che stavolta, visto che è abbastanza anche... Sì, direi che è abbastanza contento. Ecco qua. Vabbè, mettiamola così. Pancrispio è stato bravo e noi abbiamo deciso di regalargli la nostra macchina fotografica. Quindi direi di andare nella modalità compra e comprarcene un'altra. Per forza. Quindi vediamo un po' le macchine fotografiche. Avevamo 85, 2015, no. No, avevamo quella, diciamo, di medio costo, quindi attività e abilità. Una, due, no. Qui no. Vediamo un po' se qui c'è qualcosa di... una, due. Non trovo più la macchina. Eccola qua, perfetto. Vale, la compriamo di un altro colore. E la mettiamo qui per un attimo. Direi di metterla nell'inventario di Chiara. E poi Chiara, vieni qui. Facciamo una visuale un po' migliore. E scatto una foto di Roberto mentre mangia. Ok. Velocizziamo un po'. Non ce la può fare. Perfetto, allora fai... scatto una foto di Roberto. Ci riusciamo? No? Allora possiamo fare così, vai qui e fai scatto una foto direttamente, eccolo qua con gli occhi chiusi, io lo sapevo. No, aspetta. Aspettiamo un attimo. Ok, scatto una foto. Stavolta non ha gli occhi chiusi, ma ha un'espressione alquanto discutibile, però vabbè. Ok, aggiorna, magari lo mettiamo così in sala da pranzo. E direi di non mettere nessun filtro stavolta, ma fare le nostre foto così. E abbiamo anche la foto di questo episodio.
Direi intanto, allora, Chiara sta bene, lui sta messo malissimo, quindi direi di fare una doccia e poi dormi. Intanto Chiara ha finito di dipingere, wow, 854, direi di metterlo nell'inventario, selezioniamo Chiara, ok, e restiamo nel nostro studio proprio perché dal suo inventario dobbiamo tirar fuori le nostre foto di oggi, quindi questa c'ha l'ognomo, questa, oddio, vediamo un po', questa sicuramente la vendiamo, ok, c'è questa che è grande come la sua, meno male, così almeno abbiamo fatto due foto più o meno simili, direi di, ecco, utilizziamo magari questa parete. Vediamo un po' se i Simoleon, questa la vendiamo assolutamente. Qualità 1, no, Simoleon 1 qualità scarsa, quindi questa è 6 Simoleon, questa qualità normale, ma no, sono uguali. Allora direi di aggiungere semplicemente una cornice, magari questa la possiamo vendere. Ok, quindi. E direi di cambiare il colore alla nostra cornice, quindi la facciamo bianca. Selezioniamo la foto e la mettiamo qui. Tanto il nostro muro pian piano è sempre meno vuoto. Possiamo tornare alla modalità vivi. E abbiamo la foto anche del nostro quinto episodio. E direi che possiamo fermarci qui. Oggi abbiamo seguito Roberto a lavoro, abbiamo scoperto un qualcosa in più rispetto alla carriera di detective. Mentre nel prossimo episodio vorrei concentrarmi su loro due, diciamo che sono stati sfortunati perché sono dovuti andare a lavoro subito dopo il matrimonio, quindi direi che possiamo fargli concedere un po' di svago nel prossimo episodio. E quindi direi che per il momento possiamo fermarci così, con le nostre 5 immagini. E quindi vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale e farmi sapere come sempre nei commenti cosa ne pensate. Aspetto i vostri consigli. Quindi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!